Il bivio si trova tra le rovine della città punica. I romani dell'epoca di Scipione veramente non hanno lasciato pietra su pietra. Alipio dovrebbe già essere lì. Megalio! Alipio, che cosa è successo? Sono stati aggrediti dai banditi. Sono mercanti. Venivano cariche di mercanzie dal porto di Ippona. Ormai non c'è più sicurezza nelle strade. Alipio, è un andare di male in peggio. Andiamo? Sì, Ippona andiamo. Non dovrebbe essere lontano. Siamo già in ritardo. Valerio ci aspetta. Ha voluto il conforto del tuo consiglio. Il nostro viaggio deve avere un motivo importante se ci ha convocato con tanta urgenza. Abbiate cura di loro. Il Dio ve ne renderà merito. Vescovo di Tagaste, ti ricordi di me? Abbiamo la stessa età. Tu sei diventato un onorato vescovo ed io sono un monaco straccione. Quando ti convertirai alla povertà, Alipio? Ti riconosco, Elia. Alipio, sei sceso dalle pure vette del Vangelo e dal cristianesimo primitivo fino alla bassezza di un'ancella dello Stato. La povertà, la penitenza non devono abbrutire gli uomini. Voi avete ormai perduto nella prosperità la gloria acquistata nelle persecuzioni e nelle sciagure. Andiamo, Megalio. Purtroppo è inutile discutere con loro. Non capiscono. Le fiamme dell'inferno arderanno chi si è contaminato. Sono peggio dei manichei. Vorrebbero che gli uomini non mangiassero che erbe, perché dicono che tutto ciò che è carne contiene il male. Che bevessero solo acqua sporca, perché l'acqua fresca fa provare un piacere sensuale a berla. Vorrebbero che l'uomo si distruggesse per distruggere il male che si nasconde dentro di noi. Vorrebbero essere salvi per i loro meriti e non per quelli di Cristo. Dei veicoli è proibito in città prima del tramonto. Stanotte riceverai la tua merce. Devi fidarti di me. Abbiamo un'organizzazione impeccabile. Ma perché allora scaricare il mio carro? Non passerebbe nelle strade. I nostri carri hanno una sala di misura differente. E così noi paghiamo un'altra cadena. Certo. Salute, Caio. Vedi? Abbiamo rapato il capo alle nostre mogli in segno di lutto per la morte del grande Teodosio l'Augusto. Fermatevi! Ma non vedi che sono due alti dignitari dell'impero? Pace a te.
Sia pace a questa casa. Pace a voi. Pace a voi. Pace a voi. Benvenuto in questa casa, Megaglio. E a te, Alipio. Vi aspettavo. Vi ringrazio di essere venuti con tanta premura. Ecco Agostino. La discordia sia lontana da noi. Essa nasce quando si ama solo se stessi. Se vuoi essere ammesso nel nostro cenobio, devi apprendere bene a leggere e a scrivere. Oh, Alipio, Megaglio, che bella sorpresa. La pace sia con voi. Pace a te, Agostino. Pace a te, Agostino. Pace a voi. Non interrompere il tuo insegnamento. Andate pure avanti. Ci vediamo dopo. Ci fermeremo qui qualche giorno. Venite, venite. In ricordo del martire beato Policarpo. Lettera della Chiesa di Smirne alle comunità cristiane. Fratelli, 3 giorni prima del suo arresto, Policarpo, mentre pregava, ebbe una visione e disse ai suoi compagni: «Io dovrò essere arso vivo». Ma egli non fuggì, fu arrestato. E mentre veniva condotto allo stadio tra gli insulti di un grande popolo, si udì una voce dal cielo: «Sii forte, Policarpo, comportati da valoroso». Il proconsole gli disse: «Insulta il Cristo e ti rilascio». «Sono 86 anni che lo servo», rispose Policarpo, «e non mi ha mai fatto torto». «Ho a mia disposizione delle belve», riprese il proconsole, «ti sbraneranno». «Falle pure venire», disse Policarpo, «non cambio il meglio per il peggio». «Poiché disprezzi le belve», concluse il proconsole, «ti farò consumare dal fuoco». E fu posto sul rogo. Ma poiché il fuoco lo lasciava illeso, gli empi lo trafissero con un pugnale. Uscì fuori una colomba dal suo cuore e tanta copia di sangue che spense il fuoco. La folla rimase piena di meraviglia nel vedere quanta differenza passava tra gli infedeli e gli eletti. Adesso potete parlare. Abbiamo attraversato la città per arrivare fin qui. È una Babilonia. Tutta l'Africa è una Babilonia. E ormai tutto l'impero. Abbiamo anche incontrato dei monaci eretici. Sono come dei banditi. Il bandito spoglie i passanti dei loro beni o toglie loro la vita. L'eretico deruba i cristiani della verità e li separa dalla Chiesa. Il mondo sembra travolto da un'invincibile confusione. L'impero è diviso e discorde. L'unità della Chiesa è minacciata dalle eresie e dalle sette. Prima l'eresia di Ario, poi i manichei. Adesso, soprattutto qui da noi in Africa, i donatisti.
Un mercante mi ha detto che la carestia sta minacciando Roma. Con un editto, l'imperatore Onorio ha ordinato di ricostituire la flotta di vettovagliamento del grano. È ancora un ragazzo, ma si dimostra saggio. 2 mesi fa, alla morte di Teodosio, quando l'impero è stato diviso tra Oriente ed Occidente, la maggior parte delle navi è rimasta a Costantinopoli. Quello che più temo è la pressione dei barbari. La ricerca di nuove terre, di un clima più caldo, li spinge verso il Mediterraneo, verso l'Africa. L'imperatore Onorio saprà certamente come difendere l'impero e la Chiesa. È un cristiano fervente. Ha dato disposizioni che in tutte le chiese dell'impero si preghi affinché la mano di Dio arresti i barbari che stanno premendo alle frontiere. Molti pagani pregheranno ancora i loro idoli. Per fermare i barbari ci vorrebbero ancora le antiche legioni di Roma. Ma dove sono adesso? Con il vostro permesso mi ritiro. Sono ormai vecchio. Domani vi attendo nel mio episcopio. Sapete che ho bisogno del vostro aiuto, del vostro consiglio, prima di parlare ai fedeli. Fratelli nel sacerdozio e figli, io, Valerio, vostro vescovo, sento da qualche tempo il peso degli anni. Nei tempi difficili che attraversiamo, davanti alle tempeste che ci minacciano, la Chiesa ha bisogno di un pastore pieno di forze, e io non sono che un vecchio prossimo alla morte. Chi meglio di me può confondere gli eretici manichei e i seguaci del vescovo Donato che vogliono distruggere l'unità della Chiesa di Cristo? Chi può annunciare ai pagani la salvezza, insegnare, battezzare, predicare con nuova energia? Chi tra noi brucia più di tutti del fuoco della fede? L'uomo che voi stessi avete voluto venisse da me ordinato sacerdote. Un prete qui presente in questa chiesa. È stato a Milano e a Roma. Ha conosciuto i grandi dignitari dell'impero. Ha già percorso la Numidia, battezzando molti pagani, romani, berberi, punici. Gli eretici stessi ascoltano con ammirazione i suoi discorsi, pieni di una fede nata da un'ammirabile grazia di Dio. È quest'uomo che voglio chiamare, con il vostro consenso, a condividere con me il peso dell'episcopato della nostra Chiesa. Aurelio Agostino di Tagaste, propongo che tu sia con me e dopo di me pastore e vescovo. No, no, non è possibile. Non è possibile. Conoscete tutti il mio orgoglio, conoscete tutti i miei peccati. Io ho fatto piangere Monica, mia madre. Ho abbandonato una donna, la madre di mio figlio, e l'ho lasciata in solitudine, senza alcuna pietà per lei. E non contento di aver speso degli anni nella torpitudine, ho avuto l'orgoglio di voler confondere la sapienza di Dio. Ho avuto l'orgoglio di proclamare che Cristo era uno come me, era un uomo, anche se straordinariamente saggio e sapiente. E io allora, che ho denunciato mio padre innocente? Io ero tornato al paganesimo ed avevo offerto sacrifici agli dèi per ereditare le proprietà di mio padre. Tu mi insegnasti a piangere sul mio peccato e anche ad avere fede nella misericordia di Dio. Adesso dov'è la tua fede, Agostino? Io in passato ho consultato gli arustici. Li ho pagati con i denari che erano della comunità cristiana. E adesso sono qui e so di essere stato perdonato. Quando ho calunniato il mio vicino, denunciandolo di frode all'ufficio delle imposte, perché volevo la rovina della sua bottega, la Chiesa tutta giustamente mi scacciò, ma tu mi facesti riammettere nella comunità e ci insegnasti che quando un uomo piange sul proprio peccato è figlio prediletto da Dio. Noi lo sappiamo che è peccato, ma è pianto. Perché temi allora? Quando ero manicheo, tu mi convinci.
convinceste a tornare nella chiesa. Mi dicesti che nel sangue di Cristo tutti i peccati ci sono stati perdonati. Questo sangue ti ha lavato. Puoi essere il nostro vescovo. Ma non c'è niente nella mia vita che possa esservi di esempio, di conforto. Non ricordi più, Agostino, quello che hai insegnato nelle regole per i monaci. Si ubbidisca al superiore per non offendere Dio nella sua persona. E obbedendo mostrerete pietà non solo verso voi stessi, ma anche verso di lui. Agostino vita! Agostino vita! Vita! Agostino vita! La grazia del perdono è scesa sulle tue colpe passate. La mia scelta è approvata da tutti i cristiani di Ippono. Non sappiamo che farcene della tua umiltà. È la tua obbedienza alla volontà dei fedeli che vogliamo. Cosa rispondi, Agostino, all'invito della tua chiesa? Servitore un vescovo santo nella successione dei santi apostoli. Dagli la grazia dello Spirito Divino che hai concesso a tutti i servi fedeli, ai patriarchi e ai profeti. Rendilo degno di pascere il tuo gregge. Resti puro e senza macchia nella sua carica di vescovo per il tuo unico figlio Gesù Cristo. Per lui ti siano resi gloria e onore, ora e in tutti i secoli dei secoli. La vera religione. Il costume dei manichei. Contro gli accademici. Il libero arbitrio. L'immortalità dell'anima. Questa è una copia degli scritti di Plotino. Vuoi portare anche questi con te in episcopio? Sì, mi sono molto cari. Mi hanno aiutato a capire Platone. Gli atti della disputa contro i manichei. Agostino, tu hai insegnato a molti la via della verità. Ciascuno di noi deve essere testimone della verità. Ma la verità non è fuori di noi. Bisogna aiutare gli uomini a guardare in se stessi. È dentro di loro che abita la verità. È dentro di loro che brilla la luce di Dio che rende intellegibile la verità. La porto con me da Milano. Come mi pesa lasciare la pace del nostro cenobio? Siamo partiti senza la fede dall'Africa. In cerca di fama. E invece abbiamo trovato la croce. Ricordi la nostra vita a Roma e a Milano? Tu hai visto la malattia della mia anima. Coperta di piaghe, andava alla folle ricerca del piacere che mi avvinse con i suoi dolorosi legami. Il desiderio, la gelosia, i furori, i litigi. Amare ed essere amato mi riusciva ancora più dolce se anche nel corpo della persona amata potevo godere della mia stessa follia. Ma di quanto fiele la misericordia di Dio asperse il mio piacere per ricondurmi a Lui. Dopo il battesimo Dio ci ha riempito della sua dolcezza, che è un mare infinito. Ed è stato per la dolcezza del suo amore che abbiamo accolto uno a uno i nostri fratelli nel cenobio. Abbiamo letto con loro le scritture. Con loro abbiamo scritto la nostra regola. Che è dolce e saggia. E ora devo lasciare tutto questo. Alipio, amico mio di sempre. Anche tu hai dovuto lasciare la comunità per andare al vescovato di Calama. E per primo. Capisco la tua tristezza, Agostino. Allora fu molto penoso anche per me. Andiamo.
Siamo venuti qui ad Ippona da tutte le parti della Numidia. Per primi da Tagaste, Alipio, Possidio e io. E poi gli altri. Da Cirta, da Calama, da Cartagine. Severo da Mileto. Evadio, che io conobbi a Milano, da Tagaste. Insieme abbiamo percorso le strade dell'Africa per annunciare ai pagani la parola della salvezza e per ricondurre sulla giusta via i nostri fratelli sperduti nelle eresie. Poi Alipio è ritornato a Tagaste quando è stato nominato vescovo. Ora sono io che devo lasciarvi. Le nostre strade si separano come quelle degli apostoli. Salute a te, Agostino. Pace a te, Agostino. Pace. Pace, Agostino. Anche se andiamo lontano l'uno dall'altro, rimaniamo sempre uniti nell'anima, perché abbiamo spezzato insieme lo stesso pane. A Tagaste saluto tutti i miei amici, li ricordo uno ad uno. Tu adesso sei anche il nostro vescovo. Il tuo episcopato ti lega a ciascuno di noi, nell'unità e nell'amore della Chiesa, e nell'obbedienza al nostro santo vescovo Valerio. Benvenuto fra noi. Adesso sei anche tu il nostro vescovo. Puoi andare. Alipio vuol partire. Grazie. E che il Signore ti accompagni. Sappiamo che i serpenti, passando attraverso le fessure della terra, abbandonano la loro pelle per ricevere nuova forza. Così noi dobbiamo spogliarci del vecchio uomo per rivestirci dell'uomo nuovo. Questa immagine del serpente è simbolica, come molte altre nella Sacra Scrittura. Ad esempio, il ramo d'olivo portato dalla colomba al suo ritorno nell'arca di Noè è il simbolo della pace perpetua. Anche i numeri nelle scritture sono usati simbolicamente? Certamente. Mosè, Elia e Cristo hanno digiunato per 40 giorni. Questo numero 40, 4 volte 10, corrisponde, come lo scorrere del tempo di un anno, a un ritmo quaternario. Il giorno si divide in mattino, mezzogiorno, sera e notte. L'anno
in 4 stagioni. Il tempo non si interrompe mai. Scorre come un fiume. Dio ha fatto anche il tempo. Egli è al di là del tempo. È il nostro creatore, di noi, che viviamo nel tempo. La natura di Dio è di essere quello che è. E ciò è l'eternità. Valerio. Agostino, non sono io che ho bisogno di te, ma loro che per il Signore non sono che dei bambini. Non lasciarli, saranno presto pronti per il battesimo. Io prego Dio che mi conceda la grazia di morire. Pensate alla vostra memoria, che fin dalla nascita raccoglie ricordo di tutto ciò che avete visto e udito. Ma la vostra conoscenza non servirà a nulla se non risponderete col vostro amore all'amore di Dio, secondo l'esempio del vostro santo vescovo Valerio. Questo amore vi attirerà come l'erba tenera attira le pecore. Perché nessuno si avvicina alla salvezza se non ne è attratto. E nessuno resiste alla voce del Maestro quando riceve questo amore, che è privilegio dei predestinati. Il vostro amore deve essere grande, molto grande, cosicché la vostra ragione possa muoversi in esso senza paura. Giungerete alla certezza che Dio ha creato il mondo non perché gli è utile e necessario, ma per amore. La bellezza stessa del mondo grida che non si è creato da sé, ma viene da Dio. E noi stessi, con il mondo, siamo stati creati da Dio nel tempo, mentre Egli rimane sempre uguale. I Suoi anni non hanno fine. I Suoi anni non vanno né vengono. Che la Santa Madre Chiesa vi partorisca e vi generi nella carità e nella fede. Accogli l'anima del tuo servo Valerio nei luoghi dei tuoi pascoli, nelle dimore del riposo di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di tutti i santi. Dimentica i suoi errori e i suoi peccati. Col tuo spirito consolatore placa la nostra tristezza e dacci a tutti una fine beata. Per il tuo unico figlio Gesù Cristo, per il quale ti è resa gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. Se mi trovo qui al posto di Valerio, come suo indegno successore, voi fedeli cristiani della comunità di Ippona siete testimoni che non sono stato io a volere questa carica. Siete stati voi stessi ad impormela. Sì, lo sappiamo. E voi sapete anche che non ne sono degno. E con voi mi batto il petto. E con voi chiedo perdono a Dio. Siamo tutti peccatori dinanzi al Padre. E tutti speriamo nella sua misericordia. Agostino, sei indegno. Dice la verità, ma non la dice tutta intera. E tu chi sei per parlare in questo modo? Non mi riconosci? No. Sono Macrobio, il vescovo donatista di Ippona. Lasciatelo parlare. Parla, non aver paura. Ti voglio porre delle domande. La prima. Non è forse vero che sei caduto nell'eresia manichea? Sì, è vero. E ringrazio Dio di essermene liberato. Ma perché mi fai delle accuse personali? Chi sono io, Agostino? Ho detto di essere un nuovo Cristo annunciato a tutte le genti? No, mille volte no. Tu mi accusi dei peccati del mio passato e hai ragione. Ma non ricordi quello che ha detto San Paolo?
Il Signore ha scelto le cose più spregevoli per confondere il mondo. Basta! Esci! Sì, esci! Lasciatelo dire. A proposito della tua elezione a vescovo, devo domandarti un'altra cosa. Come osi tu, che hai ricevuto un dubbio battesimo, sedere sullo scanno episcopale? Perché il mio battesimo non è dubbio. Voi donatisti pretendete che solo il battesimo che voi amministrate sia valido, ma colui che battezza non dispensa ciò che gli appartiene, non fa che trasmettere un dono di Dio. Questa è la dottrina della Chiesa, una e indivisibile. Voi donatisti vi credete gli unici degni perché pretendete di scendere da una sicura tradizione di santità. Il prete pecca come ogni uomo, ma se piange i suoi peccati come ogni uomo, gli saranno perdonati. Non sono stato battezzato in Africa, questo è vero, ma la Chiesa nella quale sono stato battezzato è uguale per tutto l'universo. Ma voi, donatisti, vi siete chiusi dentro le vostre chiese come una setta. Siete usciti in questo modo dalla carità, dunque dalla fede, poiché non c'è fede senza carità. Sei un mentitore ed un erede! Gli errori dei donatisti sono come lupi spietati e pronti a prendervi. Cerchiamo il lupo, tendiamogli le reti, bracchiamolo, catturiamolo, uccidiamolo appena preso, ma uccidiamolo come si deve. Perisca l'errore, viva l'uomo. E se i donatisti persisteranno nel dirvi che non sono vescovo legittimo della Chiesa cattolica, non rispondete loro che questo: Agostino porta la sua carica, ne renderà conto alla giustizia di Dio. A Milano ho incontrato il vescovo Ambrogio. Pensa, era nato in Gallia, arrivato a Milano come governatore dell'impero, il popolo l'aveva eletto vescovo per acclamazione. È morto quest'inverno. Era conosciuto, signore, come un fedele servitore. E la sua eloquenza distribuiva senza sosta al popolo la sostanza del tuo frumento, la dolcezza del tuo olio e la sobria ebbrezza del tuo vino. Io ero inconsapevole mentre tu mi conducevi da lui, affinché lui mi guidasse consapevole a te. E quell'uomo di Dio mi accolse come un padre e come vescovo, commosso dal mio pellegrinare. Subito imparai ad amarlo. All'inizio non come maestro di verità, dato che io allora non avevo nessuna speranza di trovare la verità nella tua chiesa, ma come uomo che mi manifestava senza sosta la sua benevolenza. E grazie a lui mi stavo già avvicinando a te inconsapevolmente. Che c'è? Sono venuti due fratelli, uno cristiano, l'altro pagano, per sottomettere al tuo giudizio un loro caso. È un onore vedere i cittadini di Ipona preferire il giudizio del vescovo a quello del magistrato imperiale. Tanto più che possono scegliere in piena libertà o l'uno o l'altro. Vieni, Caio. E anche tu, Giulio. È una questione delicata e voi conoscete il caso. Venite. Signore, Dio di giustizia, che hai dato a Salomone la saggezza di pronunciare giuste sentenze, concedi loro e a me, vescovo della Chiesa di Cristo, di saper derimere le questioni che dividono gli uomini del tuo popolo, affinché con la giustizia si restauri la carità. Amen. Amen. Che il querelante si presenti ed esponga il suo caso. Mi chiamo Siste, sono pagano. Questo è mio fratello, è cristiano e si chiama Papirio. Nostro padre Fabiano, morendo, ha lasciato i suoi beni divisi in due parti. Una è andata alla tua chiesa e l'altra al suo figlio cristiano, Papirio, mio fratello qui presente. A me, invece, non ha lasciato nulla. Certo. Sisto ha abbandonato la casa paterna per andare a vivere con una donna spregevole. Che invece è una buonissima madre. Io faccio appello alla tua giustizia, perché non ho niente con cui mantenere la mia famiglia.
e neanche niente con cui nutrire i miei figli. In che cosa consistevano questi beni? Un uliveto di 200 acri, due case, di cui una in campagna, ed un branco di 100 e più pecore. Ti ringrazio. E tu, Papirio, cos'hai da dire? Che il testamento di mio padre è redatto secondo la legge e che niente può giustificare il fatto che non venga rispettato alla lettera. Ti ringrazio. Dopo aver ascoltato i nostri consiglieri, noi, Vescovo di Pona, per la grazia di Dio, dichiariamo che i beni del defunto Fabiano verranno divisi in tre parti. La prima per Sisto, la seconda per Papirio e la terza per la chiesa di Ipona. Qualcuno di voi si oppone a questa sentenza? Io, non è giusta. E voglio che il caso venga portato in appello davanti al Tribunale Imperiale. È tuo diritto. Agostino, vescovo di Ipona, qui presente, ha giudicato fondata la richiesta di Sisto, figlio di Fabiano, decretando la suddivisione in tre parti, come noto, dell'eredità di Fabiano. Papirio ha impugnato la sentenza del vescovo Agostino. Ascoltatemi. Voglio dirvi che ho impugnato la sentenza perché essa è ingiusta. È contraria alla legge e alla volontà di mio padre Fabiano. Sì, anche perché io veramente... L'appello è stato considerato con attenzione dal Tribunale, che ha già interrogato tutti i testimoni e letto i documenti. Essendo inteso che nessun vizio di forma si riscontra nel testamento in questione, ed essendo ugualmente inteso che un padre ha la libera disposizione dei suoi beni, decidiamo noi, magistrato per volontà imperiale, che il testamento è valido e il detto Papirio sarà mantenuto nella totalità dei suoi diritti. I beni in questione resteranno dunque divisi in due parti, una per la Chiesa, l'altra per Papirio. La causa è conclusa. Il tuo giudizio rispetta la lettera della legge, ma la legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge. E io allora farò redigere un atto di donazione. Che vuoi dire? La Chiesa donerà la totalità della sua parte a Sisto, ristabilendolo così nei suoi diritti. Questo non mi riguarda. Ti ringrazio. Ma è una pazzia. La comunità ha bisogno di quella proprietà. E la legge c'è favorevole. La legge degli uomini a volte è contraria alla giustizia. Più che la legge conta la carità. Hai visto? Agostino il banchiere si è convertito a bruciare i libri di magia che aveva nella sua biblioteca. Anche le profezie delle Sibille. Questo nuovo mondo cristiano è travolto da una bufera di dispute dottrinali. La guerra era la condizione normale dell'umanità. Da un secolo, da quando il cristianesimo ha trionfato, si parla di pace e si fa la guerra. Ormai i cristiani hanno preso l'abitudine di voler dominare ovunque e nessuno contesta più i loro diritti. Ma è possibile che il vecchio nostro mondo non valga più niente? Ti ricordi l'invocazione dell'imperatore Giuliano che questi hanno chiamato l'apostata? Diceva, nella sua preghiera a Cibele, la madre degli dei, fa che il tuo popolo romano cancelli la macchia dell'impietà e che la sorte favorevole gli conservi l'impero per molte migliaia di anni. Fa che io raccolga come frutto dell'adorazione per te, o Cibele, la verità della scienza divina, la perfezione nel culto, la virtù e il successo in tutte le imprese politiche e militari a cui ci accingiamo. E un termine della vita senza tristezza è glorioso, insieme con la speranza di venire presso di te. Insieme con la speranza di venire presso di te. Mi hai fatto l'eco. L'eco. Ti ricordi di Giuliano? Per te è una dea ciarliere e consorte di Pan. Io non dico di no, poiché quando anche la natura
insegnasse che l'eco è un suono della voce che ripercosso passando per l'aria ritorna all'orecchio, pure acconsentendo alle credenze degli antichi e dei moderni, voglio concedere che sia una dea. Certo, oggi non si capisce più chi è uomo o donna. Amira! Salve. Salve. Salve, salve. Depilami bene. Voglio avere la pelle fresca e liscia come una rosa. Arriccia bene i miei capelli. Tieni anche i miei. Da quando è morto il mio schiavo, io vengo sempre qui a farmi rasare. Ho avuto le ragnatele da nuova. E col miele e l'aceto ti farò l'impacco che ti rimetterà nuovo la pelle. Io mi trovo benissimo con la barba. È stata una grande idea quella degli imperatori, di farsi crescere la barba. Tutte le mattine la figlia del mio tonsore si siede qui, a cavallo delle mie gambe, e me la sistema con gambe. Ignorante! Non sai che grandi soldati come Achille, Aristomene, Cimone, Epaminonda e tanti altri leggendari eroi hanno trovato la loro forza nell'amore greco. Chi combatte con il suo amante vicino non ha bisogno di Marte per sopraffare i nemici. Ma lo sai, e io ti conosco. Dove ti ho visto? Io sono Cotitto, gladiatore. Avevo capito che sei un gladiatore dal callo che hai sul naso. Questi eroi hanno una tale paura che si mettono in testa gli elmi tanto pesanti che giustamente li deturpano. Da quando i giochi gladiatori, per ordine del nostro imperatore, sono diventati influenti, si duella molto di più. E questo callo maledetto diventa sempre più grande. Bel divertimento, vedere finti duelli. Boh. Io non so proprio quello che succede. Qui in Africa ancora non si osservano gli editti imperiali che vogliono abolire i giochi gladiatori. Ma davvero non capiscono che quando la gente non si diverte, diventa violenta e rivoltosa. Vedi, Milesio? Un matrimonio. E di buon auspicio. Un matrimonio pagano. Bottega di Tullio lo scultore è qui vicino. Vogliamo andarci? Hai visto come lavora suo figlio? Sì, sì, lo conosco. Andiamo. Gode ormai di una certa fama nella nostra città. I suoi lavori sono molto richiesti. Però io non li capisco. Siamo venuti a dare un'occhiata ai vostri lavori. Venite, venite. Stanno facendo smarrire il senso della bellezza. Perché non lavori come tuo padre? Le mie sculture non devono parlare ai sensi, ma allo spirito. Non si possono separare i sensi dallo spirito. Anzi, sono i sensi che esprimono lo spirito.
È in loro che vivono la bellezza, la forza. E la tua scultura, invece, sembra che appartenga a un mondo che non è il nostro. Forse. Salve. Salve, Milesio. Salute a voi. Il Dedeo Socratis di Apuleio. Sei la prima persona da anni che chiede di leggerlo. Puoi farmelo copiare? Sì, certamente. Di che cosa ha bisogno il grande Milesio? Io ho bisogno che tu mi faccia copiare il De Rerum Natura di Lucrezio, da cui i miei giovani amici hanno molto da imparare. È un libro che il santo vescovo Agostino certamente non approva. Non importa, grande Milesio, che io approvi o non approvi i libri che tu consigli ai giovani. Importa solo sapere se contengono la verità. Non devi temere il mio giudizio. Se essi invece negano la verità, è evidente che tu corrompi coloro che ti circondano. Sembri sincero quando parli della verità. Invece tu vuoi che i giovani rinuncino a coltivare il proprio spirito per paura che compiano peccati contro il tuo Dio. Tu vorresti vedere distrutte le lettere, la musica e tutte le arti della tradizione romana, come hai visto distruggere per ordine dell'imperatore Teodosio i templi dei nostri dei. Dell'antica tradizione romana, ai giovani bisogna insegnare la virtù, quella che fece grande Roma, e non la sensualità, ciò che l'ha condotta alla rovina. Più volte mi hai sentito citare gli antichi autori pagani come maestri di virtù. Non è loro che io rimprovero, ma il culto della sensualità e corruzione di ciò che è bello, che oggi ha invaso le menti di molti. Le lettere e le arti sono diventate glorificazione dei sensi dell'uomo e contemplazione delle sue passioni. E il culto dei sensi ha fatto sì che i giovani trovassero in essi nuove divinità da cui far dipendere ogni moto della loro vita. Ma l'uomo non può essere separato dai suoi sensi. È attraverso di loro che si esprime la stessa divinità, che in parti, sia pure piccolissime, è presente dentro ogni uomo. La divinità non è divisibile in piccoli pezzi e spartita fra gli uomini. Come potrebbe essere divisibile l'infinito? La divinità è indivisibile e in Cristo si è fatta carne, si è fatta parola di verità, luce per ogni uomo. E in questa luce l'uomo partecipa e vive in essa. I cristiani non rinunciano alle arti, alle lettere, alla musica. Non negano la storia. Dicono soltanto che attraverso di essa l'uomo deve sempre meglio vedere dentro di sé la luce e il verbo di Dio che si è fatto carne ed è venuto fra noi. Tu pretendi troppo, Agostino. Non potrai cambiare né cancellare dal mondo il culto dei sensi, che è il culto stesso della bellezza. Agostino! Stanno facendo la caterva. Un ragazzo è stato ferito a morte. Fermi! Fermi! Fermatevi! Fermatevi! Vergogna! Che vergogna vedere voi cristiani uniti ai pagani per assistere a questo gioco barbaro! Vedervi impassibili davanti a questi giovani feriti, anzi felici, se appartengono al campo avverso a quello per il quale avete scommesso. Conta su di voi! E voi pagani, abbandonate questi crudeli passatempi prima che il cielo non si stanchi. Fermi! Fermi, basta! Basta! Arrivando Agostino. Ti aspettavamo.
Benedici il pane per il nostro viaggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Da questo cenobio siamo partiti in molti per annunciare la parola di Dio agli africani. Questo è un segno della benevolenza di Dio. Fammi la carità. È pane benedetto. Sei un vescovo? Sì, mi chiamo Possidio. Sei donatista? No. Allora viene come un lupo a strappare le sante anime alla dottrina del vescovo Donato? No, io cerco solo di fare del bene. Calama è vicino. Il vescovo Agostino sta arrivando. Grazie di essere venuto a casa. Pace a voi, figlioli. Ringraziando il Signore, il nostro vescovo Possidio sta meglio. Ti aspetta con ansia. Lo vedrò dopo aver detto due parole al capo donatista di questa città. Affrettiamoci. Penso io al vostro bagaglio. Voglio parlare al vostro capo Crispino. Salve. Salute. Sei tu il capo dei donatisti di Calama? Sì. Io sono il loro vescovo. Il vescovo Possidio è stato assalito dai tuoi uomini e io vengo a chiedertene conto. I miei uomini? Io non assoldo briganti. Come puoi dire dunque che quelli che hanno assalito Possidio sono dei donatisti?
Erano dei circuncelloni, dunque donatisti. Ma i circuncelloni lo sanno tutti. Sono una setta di esaltati, degli affamati come tutti quelli che vivono nella campagna. E non è certo colpa mia se sono donatisti. Questo dovrai provarlo. Capisco a cosa vuoi arrivare. Tu vuoi denunciarmi a un tribunale romano per costringermi a pagare la multa di 10 libbre d'oro come eretico e mestatore, secondo la legge di Teodosio. No, sta tranquillo, io non voglio oro. L'unità della Chiesa si avrà soltanto quando si ubbidirà alla santa dottrina del Vescovo Donato e non come la tua Chiesa, Agostino, che si fa proteggere dagli editti dell'imperatore. Tu lo sai che il Vescovo Donatista di Ippona vive nascosto fuori dalla città da anni perché minacciato di arresto dall'autorità imperiale per la sua fedeltà alla dottrina di Donato. Ci sono molte cose ingiuste fra noi, ma bisogna cercare la verità nella carità. Io ti auguro che tu possa compiere bene il tuo dovere di vescovo e quello di portare la pace, di chiarire ogni discordia con la pazienza, il ragionamento e non con la violenza. Noi siamo pronti a discutere con te e con i tuoi fedeli per giungere all'unità di tutti i fratelli in Cristo, perché ormai da troppo tempo la Chiesa africana è divisa dalla vostra discordia. Ti saluto. C'è Siriaco. Siriaco? Sì, il mercante di granaglie. Le sue navi vanno a Roma, in Egitto, in Grecia, fino ai porti della Gallia. Ah sì, lo conosco. Fallo entrare. Ti saluto e ti auguro molta prosperità. Ti ringrazio, ma la prosperità non è una mia preoccupazione. Sei fortunato. Bisogna dire che per quanto ci riguarda ci siamo sempre sforzati di risparmiarti questo genere di preoccupazioni. Non ti capisco. Mi imbarazza un po' a ricordartelo. Io ho sempre aiutato la tua chiesa ed i tuoi presbiteri hanno sempre viaggiato gratuitamente sulle mie navi. Te ne sono riconoscente. Fu tuo padre, un pagano saggio e onesto, a stabilire nella tua casa questa consuetudine e senza chiedere nulla in cambio. Io ho sempre rispettato la volontà di mio padre. È vero che sono pagano e che conservo a casa le statue dei penati che i miei avi portarono da Roma in Africa. Ma tu sai che io rispetto la vostra religione. Sì, lo so. Sono contento di sentirtelo dire, perché ho da chiederti un piacere. Se sei venuto per questo, ti ascolto. Ecco, il vicario imperiale di Cartagine deve inviare del grano alle milizie mercenarie accampate sulle coste spagnole. Altri trasportatori concorrono per lo stesso affare. Una tua parola, una tua lettera, mi sarebbe di grande aiuto per ottenere questo appalto. Ma io ignoro tutto del tuo commercio. Ti basta scrivere al vicario la verità, che ho sempre rispettato la Chiesa. L'impero è cristiano ed i vescovi cristiani sono onorati dall'impero. E allora? Una tua lettera. Una lettera per combinare un grosso affare? Sì. Va avanti. Beh, se tu mi fai una lettera, io... Che cosa vuoi dire? Voglio dire che io posso aiutare te e la tua comunità. No. La ricchezza e il commercio sono lontani dai miei interessi. La mia vocazione
e di far capire la parola di Dio a tutti coloro che mi vogliono ascoltare. Oggi tu hai delle navi e molti beni. Domani la morte le riprenderà e comparirai davanti a Dio. I conti che dovrai rendere lì non saranno quelli dei tuoi commerci. Scusami, ma non posso fare quello che mi chiedi. Questo lo capisco, ma anche non ti capisco. Rifletti. Se cambi idea, fammelo sapere. Io chiedo solo che tu scriva che io rispetto la Chiesa. Non insistere, Siriaco. Lo sai che non cambierò idea. Sei venuto accompagnato da tutti i tuoi fedeli armati di bastoni. Questi non sono tutti i miei fedeli, e tu lo sai. I donatisti ad Ippona sono molto più numerosi dei tuoi cristiani. Sono venuto a darti una notizia. Il tempo delle ingiustizie è finito. Le persecuzioni che noi donatisti abbiamo dovuto subire fino adesso, a causa delle false accuse di eresia formulate contro di noi da te e dagli altri vescovi africani, sono state riconosciute ingiuste dalla corte imperiale di Ravenna, che ha promulgato un decreto di tolleranza che sospende tutte le restrizioni contro di noi. Così potremo liberamente incontrarci e cercare insieme la verità, perché certo la corte di Ravenna non può liberarvi dal vostro errore. Devo darti un avvertimento per i tuoi fedeli e soprattutto per quei tuoi preti che mandi in giro per l'Africa a parlare contro la dottrina di Donato. Che stiano attenti. Verranno trattati come lupi, non potranno mettere la testa fuori dalle loro tane. Dovranno essere molto prudenti, se non vorranno vedere scorrere il loro sangue. Che tu possa portare la pace del Signore secondo la grazia del tuo episcopato. Certo, avete visto anche voi quei forsennati. Andiamo. È dalla porta piccola. Inciampato qui sulla soglia, è di cattivo auspicio. Torniamo indietro. È più prudente chiudere la porta. Non avere sciocche superstizioni. Sai cosa disse Catone a un soldato che andò a riferirgli, terrorizzato, che i topi avevano rosicchiato le sue scarpe? Non c'è niente di strano. Nell'armerei se le scarpe avessero rosicchiato i topi. Veniamo a chiederti come ti comporterai con Macrobio e donatisti dopo i decreti di tolleranza. Hai visto come sono diventati arroganti? Siamo passati da dietro per evitarli. Cosa intendi fare ora? Considera che tutto ciò che farai coinvolgerà anche noi. In questa città non si va più avanti. Guarda lui. Dei malfattori lo hanno aggredito e nessuno gli ha dato soccorso. Mi hanno portato via tutti i gioielli. Ascolta, Agostino. La corte di Ravenna, a causa della irrequietezza dei barbari in tutto l'impero, è convinta adesso di avere bisogno in Africa dell'amicizia dei donatisti. Ecco perché sono stati promulgati i decreti di tolleranza. E bisogna che i vescovi di Africa chiedano conto alla corte di Ravenna di tutto ciò e esigano il suo intervento in forma ufficiale. Che Ravenna mandi un legato a vedere qual è la nostra situazione e a giudicare. Non importa che cosa si pensa Ravenna. Qui a Ippona loro sono più numerosi di noi e sono tutti armati. Tu, Agostino, hai sempre voluto trattare con loro con le armi della convinzione, con le dispute, ed invece loro sono pronti ad assalire il tuo episcopio. Ciò che decide la corte di Ravenna a noi non interessa. Io non temo i donatisti. Non possono rovesciare il seggio di giudice di Cristo e mettere al loro posto quello di Donato. Continuerò a richiamare quelli che sono nell'errore. Cercherò coloro che si sono smarriti. E anche se i rami del bosco mi lacereranno, io continuerò il mio sentiero. Il Signore, che in questo momento permette che io abbia paura per voi, per me, mi darà anche la forza di non indietreggiare dinanzi a nulla.
Dovresti scrivere a Cartagine e chiedere al primate di riunire i vescovi per affrontare la corte di Ravenna. Tutti i vescovi di Africa sono molto preoccupati. Si farà quanto è giusto. I barbari hanno saccheggiato Roma? I visigoti a Roma? Meno male che Alarico si è deciso. Alarico si sarà finalmente divertito. Roma è stata violata! Roma è stata violata! Roma è sta... Marco, Marco, vieni qui. È con il tuo padrone, il vescovo Agostino? Sì, è qui. Il grande Volusiano. Salve, Volusiano. Salve, Massimo. A che cosa devo la visita nella mia casa di uno dei più illustri retori dell'impero? Sono venuto per onorare insieme a te il tuo ospite. Il vescovo Agostino. Ti ringrazio. Sono venuto soprattutto a recare al santo vescovo di Ippona il saluto del tribuno Marcellino, il notaio imperiale, che il nostro piissimo imperatore Onorio ha inviato a Cartagine. Secondo i desideri della Chiesa africana. Per mettere pace e giustizia, come dite voi, fra i vostri fedeli e i seguaci del vescovo Donato. Sarei contento. Ma è sciocco. Ti rendi conto che la debolezza che ha minato l'impero e ha aperto le porte di Roma ai barbari è dovuta alla dottrina cristiana? Credi sia proprio giusto accusare noi? Lo credi davvero? Certo. Non dite voi che bisogna offrire l'altra guancia a chi vi ha percosso? Che bisogna lasciare il mantello nelle mani di colui che lo vuol prendere? Che bisogna fare 2000 passi se qualcuno vuole che tu ne faccia 1000? E vi pare che questa possa essere la morale di uno Stato? Il dolore per l'umiliazione che ha subito Roma ci ha colpito tutti. Ma tu, che sei un illustre conoscitore della storia, come puoi accusare il cristianesimo di essere il responsabile della rovina di Roma? Roma è stata per 3 giorni calpestata e saccheggiata dai barbari. Il popolo romano è stato umiliato. Noi siamo stati umiliati. Roma era forte quando era virtuosa. Ricorda, Giovenale, vorrei poterlo citare a memoria. La virtù esisteva quando i quiriti vivevano nelle spelonche e la madre offriva le rigogliose poppe agli infanti e il padre coltivava la vite, l'ulivo, il grano. Ora su questi cittadini è piombato addosso il lusso più crudele, distruttore più delle armi, e la morale non c'è più. Adesso a Roma germinano, prosperano tutti i delitti, tutti i misfatti della lussuria. Ecco qual è la vera causa della sua rovina. Ma molti sono ciechi e sordi a questa verità. In quale abisso ci sprofonderebbe questo torrente dell'orrida malvagità del genere umano se non vi fosse la croce di Cristo? Se aggrappandoci ad essa noi non avessimo un punto d'appoggio per non essere inghiottiti dal gorgo di coloro che in questo mondo ci spingono al male. Tu sei un uomo dotto e conosci bene gli antichi scrittori, ma i fatti mi danno ragione. Barbari e cristiani hanno distrutto la grandezza di Roma. Di questo torneremo a discutere. Quando vuoi. La porta della mia casa per te rimane sempre aperta. Saluti a voi.
C'è una cosa che mi sta molto a cuore. Come credi che si comporterà Marcellino nella causa fra i donatisti e i cattolici? Io non sono un profeta, non sono una ruspice. Ma conosci Marcellino? Non temere, li condannerà. Viene a nome del piissimo nostro imperatore Onorio e non potrebbe fare diversamente. Marcellino, anche se è un cristiano, sa bene che solo la forza dell'impero può risolvere i conflitti che minacciano la pace dello Stato. La nuova morale, quella dei cristiani, non potrà mai essere superiore a questa forza. Quando vi è lotta o conflitto in uno Stato, quando qualcuno minaccia l'impero, credi che possa servire a qualcosa affermare che non bisogna rendere male per male, perdonare il nemico, non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te? Massimo, anche tu sei un romano e sai bene che non serve. È incredibile che mentre Roma è invasa dai barbari, l'imperatore cristiano a Ravenna pensa alle futili controversie della Chiesa in Africa. Per difenderla in questo momento, invece, dovrebbe chiedere conto al cristianesimo della debolezza con cui ha minato la morale dell'impero e ha aperto le porte di Roma ai barbari. È scritto: vidi un angelo scendere dal cielo, che aveva un potere grande, e la terra fu illuminata della sua gloria, e gridò con forte voce dicendo: cadde, cadde Babilonia la grande, ed è divenuta abitazione di demoni, ricetto di ogni spirito impuro, ricetto di ogni volatile impuro, ricetto di ogni fiera impura e odiosa, perché tutte le genti hanno bevuto del vino del furore della sua prostituzione. E i re della terra hanno fornicato con essa. E i mercanti della terra si arricchirono della potenza del suo lusso. Voglio dirvi qualcosa. C'è giunta notizia che Roma è infelice, devastata, umiliata, conquistata. E immediatamente i pagani di questa nostra città di Ippona si sono scagliati contro noi cristiani e ci hanno detto: fino a quando abbiamo sacrificato agli antichi dei, Roma era forte. Ma adesso che il vostro Dio ha sostituito i nostri, Roma è devastata dal ferro e dal fuoco. A questo rispondo che la grandezza dell'impero non è stata l'opera degli dei incoerenti e puerili, ma bensì opera della grande virtù degli antichi romani. La corruzione è la vera ragione della debolezza dell'impero. I pagani ci dicono ancora: il corpo di Pietro riposa a Roma, il corpo di Paolo riposa a Roma, anche il corpo di Lorenzo è a Roma. I corpi di migliaia di martiri sono a Roma. E Roma è saccheggiata. A che sono servite le loro reliquie? A che sono servite le memorie degli apostoli? E insensati! La memoria del loro sangue è nella terra di Roma, ma non è nei loro cuori. Poiché se la portassero nei loro cuori, non parlerebbero certo così. Quando un uomo costruisce, pone pietra su pietra. Quando un uomo distrugge, rovina queste pietre l'una sull'altra. Quello che un uomo ha fatto, l'altro lo sfascia. Questa fine, la dissoluzione, può toccare anche a Roma. Ma la fine è già avvenuta? Roma, come tutte le cose mortali, è stata fondata da Dio. E nulla di ciò che Dio crea perisce senza la sua volontà. Accettiamo dunque ciò che ci invia. Può essere che Roma non perisca. Forse questo è soltanto un flagello e non la rovina. Può essere un castigo e non la sua distruzione. Roma vive nel cuore di tutti i romani. E non perirà mai se i romani renderanno gloria a Dio. E adesso preghiamo insieme. Accoglio, Signore, l'offerta di questo pane e di questo calice affinché diventi corpo e sangue di Cristo e sia per tutti sacramento di pietà.
Salve Volusiano. Salve Milesio. Hai visto Terenzio e Massimo? Sono già qui, all'Eterno. Vi aspettano al Calitano. Si dice che gli auruspici del Palatino avessero previsto un'invasione dei barbari. È incredibile che ci sia ancora qualcuno tra di noi che creda agli auruspici. Alarico, con 80.000 visigoti guerrieri, e donne, armenti e carri, da 2 anni faceva la spola tra le mura di Ravenna e quelle di Roma. E non c'era bisogno di indovini per capire che presto o tardi avrebbe tentato di violare le porte di una città che nelle sue vie e nelle sue piazze ha più di 80 statue d'oro e molte d'argento e di bronzo, tesori immensi. Ma non sono i barbari i nemici di Roma, sono i cristiani. Però sono stati i barbari a forzare le porte della città. Per restarci 3 giorni. E perché avrebbero dovuto rimanervi più a lungo? Cosa farebbero i barbari senza Roma? Senza Roma, dove sarebbe la grandezza del loro re? Alarico è forse il più grande dei re barbari che Roma abbia mai conosciuto. Certo. Ha capito che Giove non è poi un dio temibile. Ha atteso che si distraesse e ha dato uno scrollone alla porta salaria. Quando Giove se n'è accorto era troppo tardi. Dicono che sia rimasto male. È stupido parlare così degli dei di Roma. Io non so come sia fatto Giove, né se veramente scagli fulmini sui suoi nemici. Ma certo, l'abbandono dell'antico culto degli dei ha indebolito lo spirito di Roma, la forza morale dei suoi cittadini, la coesione dello Stato. Se Giuliano, l'imperatore, quello che voi cristiani chiamate l'apostata, non fosse stato colpito da quella freccia persiana che troncò la sua giovane vita, egli avrebbe certo ripristinato il culto degli antichi dei, nella forza e la grandezza di Roma. Ora non si riesce più a capire quale principio etico sorregga ormai l'impero e i suoi magistrati. Alcuni sono pagani, altri cristiani, altri ancora non credono più a nulla e pensano solo ai propri affari. La condanna di Roma è cominciata da quando Costantino ha creduto di vedere una croce sul suo cammino ed ha piegato la schiena. L'imperatore ora non è più un imperatore, ma una specie di teologo cristiano. Non è più un soldato a capo di un impero. Ed è chiaro che i barbari non ci rispettino più. Dicono di praticare l'amore per il prossimo, ma poi insegnano ad odiare la sua bellezza, la sua gioia, il suo piacere. Non c'era certo bisogno di loro. Roma ha sempre dato prova di fiducia verso l'uomo e le sue virtù. Abbiamo forse mai osato dire che la natura dell'uomo è guasta, ammalata, ferita come da un misterioso peccato? I cristiani invece lo insegnano. Avevano ragione di perseguitarli, accusandoli di misantropia. Volusiano ieri ha ascoltato la risposta del vescovo Agostino alle sue accuse contro i cristiani. Non ha saputo però replicare. Adesso accusa i cristiani di ogni nefandezza, ma non solo, di tutte le miserie dell'impero. Agostino non può capirci. Il nostro grande culto, il solo in verità, è quello della natura, cioè quello della realtà insieme a quello della legge. E per timore che la legge si distacchi dalla vita, dalla realtà, l'edictum perpetuum indica come queste nostre leggi devono venire di anno in anno interpretate dai magistrati illuminati dall'esperienza. Per me questa tradizione resta la più grande del mondo. È forte del suo diritto. Roma ha coltivato il culto degli antichi dei, mentre si dimostrava tollerante verso le altre religioni, rispettando tutte le credenze. Roma non ha mai dato prova di fanatismo. E i cristiani cosa fanno? Si mostrano intolleranti, litigano di continuo, persino tra di loro, per delle oscure ragioni di dottrina. Volusiano dimentica l'odio dell'impero contro i martiri cristiani. Ricordate, ascolta, o regina, splendida gemma del mondo che ti appartiene. Venere e Marte sono gli autori della tua stirpe invincibile. Regnerai attraverso i secoli finché il cielo reggerà agli astri, e gli astri non sono ancora caduti. Roma è più forte di ogni forza. Ha assorbito i barbari e li ha fatti romani. Vincerà anche i cristiani. Roma è la forza, il potere, il diritto.
Come potrebbe esistere il mondo senza Roma? Bisognerebbe cancellare i cristiani dalla faccia della terra per esserne sicuri. Certo. Tutti gli argomenti contro noi cristiani sono buoni adesso. Drammatizzate tanto queste scorribande di briganti barbari. Hanno rubato una piccola parte della ricchezza di Roma. E dopo solo 3 giorni se ne sono andati. Dimenticate che quando Roma era tutta vostra, tutta pagana, ha passato pericoli ben più grandi. Brenno, Pirro, Annibale. Ma allora Roma era virtuosa e ha saputo riscattarsi. Adesso dov'è la sua virtù? Sono cristiani, li riconosco. Sono la rovina di Roma. Sono impi, profanatori degli dèi, nemici dell'impero. Malvagi, ma Cristo lo ha detto. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Lui ci ha scelti dal mondo e perciò il mondo ci odia. So dai capitani delle mie navi che le riserve di grano a Roma e in tutta Italia sono state saccheggiate dai barbari. La penuria è grande e come sempre sono i poveri che per primi ne soffrono. E vuoi aiutare? Voglio far arrivare a Roma dei carichi di grano. Le tue intenzioni sono lodevoli. E ho pensato che con l'aiuto della Chiesa si potrebbe far arrivare nel Lazio il grano di cui hanno bisogno. E una tua parola, senza dubbio, favorirebbe l'impresa. Ma tu pensi di poter mandare a Roma una quantità di grano sufficiente per soddisfare i bisogni di tutta la regione? Ho molte navi lontane. Comunque, a Roma arriverà del grano. Sì, ma se il grano che puoi mandare non sarà sufficiente per tutti, finirà che se ne impossesseranno i più ricchi e i mercanti, per far salire alle stelle i prezzi, sfrutteranno la fame dei poveri. La tua azione così non aiuterebbe i poveri, ma i ricchi. Beh, i mercanti sono a servizio di tutti, di chi può comprare, e poi garantiscono ai loro fornitori, a noi, un giusto ed onesto guadagno. E tu pensi veramente che io voglia associarmi a questa tua speculazione? Ma il denaro guadagnato ti servirebbe per sollevare dalla miseria gli orfani e i poveri di questa città. Con le sofferenze di altri uomini, non propormi mai più simili ingiustizie. Siamo profughi, veniamo da Roma, fuggiti dopo l'invasione dei barbari. Chiediamo asilo a questa città. Avete qui parenti o amici? No, nessuno. E allora chi vi può dare ospitalità? Beh, abbiamo denaro, abbiamo gioielli. Bene, in questo caso potete passare. Io conosco una locanda dove si mangia anche molto bene. Vi posso far strada. Andiamo. Sì, andiamo. Arrivano i profughi di Roma. Arrivano i profughi di Roma. È questa la locanda? Sì. Beh, intanto ci rifociliamo. Avanti voi. Qui. Posate qui. E tu... Non ti muovere, capito? Se vuoi, siediti, ma non ti muovere per nessuna ragione. Volete qualcosa? Sì. Dacci da bere. Porta del vino. Raccontateci, com'è successo? È cominciato con l'assedio. Poi la fame, la carestia. Poi la peste si è abbattuta su di noi. Nelle strade
I cadaveri si accumulavano ammorbando con loro fetore la città. Un mattino di bel tempo le fiamme salirono verso il cielo, vicino alla porta Salaria. E tutta la città fu presa dal panico. Dalla porta Salaria i barbari erano entrati a Roma. Ma come sono passati? Qualcuno ha aperto loro la porta. Un gruppo di mercenari passati al nemico. No, no, sono stati degli schiavi. Pare che sia stata Faltonia Proba. Lo ha fatto per abbreviare gli orrori dell'assedio. La vedova di Probo, una romana, non è possibile, non l'avrebbe mai fatto. Quando è rimasta vedova, ha destinato la sua villa sul Pincio alle vergini. Per proteggerle, poverette. Non bisogna dare molto ascolto. A voi uomini non bisogna dare ascolto. Queste donne si vestono da uomini e credono di sapere tutto, tutto come noi uomini. Perché non ragioniamo come voi uomini? Con le nostre virtù non abbiamo contribuito alla grandezza di Roma. Sì, sì, ma volevo dirti. Chi è? È mia moglie. Dunque, i barbari si sparsero per la città in un baleno. E ben presto la villa di Marcella sull'Aventino fu saccheggiata. La basilica Emilia distrutta dalle fiamme. Il teatro di Pompeo, il Colosseo e il Senato saccheggiati. In una strada fuori mano mi rifugiai con i miei in una chiesa, con la speranza che i barbari, che sono cristiani, risparmiassero almeno i templi della loro fede. Grazie agli dèi, non mi ero sbagliato. Avranno anche risparmiato le persone, ma è certo che hanno rubato il tabernacolo d'argento della Basilica del Laterano. Sarà pure. Ma questi barbari non sono poi così terribili. Il loro unico desiderio è di far parte dell'impero. Hanno invaso la città, è vero. Ma non vi sono rimasti. Mentre Pirro e Annibale volevano distruggerci. Oggi a Roma vi è una grande confusione. Gruppi di banditi armati irrompono nelle case, uccidono, bruciano, assalgono i passanti senza che nessuno possa fermarli. È per questo che siamo fuggiti. La nostra civiltà è finita. Sono gli dèi che hanno spalancato le porte. L'imperatore Teodosio non ha forse proibito i culti pagani? La nipote dell'imperatore non ha forse rubato la collana di Cibele? I libri delle... sì, delle Sibille non sono stati forse bruciati? I cristiani sono i colpevoli. Ma chi sono quei prigionieri? Sono dei donatisti che il vicario imperiale ha condannato. L'imperatore, da buon cristiano, premierà il vicario Marcellino. Ma chi salverà Roma? Posso aprire? Sì, apri. Agostino, pietà. Chi siete? Chi vi ha ridotto in questo stato? Siamo in fuga da settimane. Abbiamo dovuto scavalcare le mura della città per venire da te. Siamo donatisti. I soldati romani, mercenari, ariani, ci hanno raggiunto durante la fuga. E solo pochi di noi sono riusciti a sfuggire alla morte. Ma io ti conosco. Anch'io ti conosco, Agostino. Sono il vescovo Celestio. Quando Marcellino ci ha chiamato a Cartagine per giudicare il diritto, il nostro diritto a seguire la dottrina del vescovo Donato, c'eri anche tu, Agostino. Sembrava che tutto si sarebbe svolto in piena libertà. Ma dopo la sentenza a noi sfavorevole, Marcellino è stato duro nell'esigere l'obbedienza. Alcuni miei fratelli, pur di non accettare gli ordini degli esecutori imperiali, sono fuggiti verso il deserto. Altri, pur di non cedere, si sono suicidati. Vi ha guidati qui la mano del Signore. Vivrai nella mia casa come uno dei miei fratelli. E voi tutti, finché starete ad Ippona, non avrete niente da temere. Sono stato sempre d'opinione che non fosse lecito costringere nessuno. Mi è sempre parso giusto agire esclusivamente con la parola,
lottare soltanto con le argomentazioni e prevalere con i mezzi della ragione, per non avere al posto di sinceri eretici dei cristiani ipocriti. Ma questa mia opinione è stata confutata. Molti cristiani hanno addotto argomenti contrari e io stesso ho ritenuto che l'autorità e l'imposizione potessero spingere gli incerti e placare i facinorosi. Ma tutto ciò che è violenza e tutto ciò che è sangue deve rimanere lontano da noi. Non è così che dobbiamo vivere la carità di Cristo. È la mano del Signore che vi ha condotto qui. Venite. Salve, Agostino. Quanto vuoi per un asino da condurre a Cartagine e ritorno? Per te, Agostino, al solito prezzo. Bene, ma mi raccomando che sia una bestia sana. La migliore. Vengo da Ippona per informarti che i donatisti sono venuti a chiedermi rifugio. E io vengo adesso da te per chiederti di dar prova di clemenza nella tua fermezza. I donatisti devono obbedire e tornare nell'unità della Chiesa, come venne stabilito dalla mia sentenza approvata dall'imperatore. Io sono magistrato dell'impero e cristiano. Il mio dovere d'uomo di Stato è di punire i ribelli e difendere lo Stato. Il mio dovere di battezzato sarebbe invece di perdonare e rendere il bene per il male. Ma si può conciliare il giorno con la notte? E come sopravviverebbe lo Stato se quanti lo servono agissero da cristiani? Se i giudici rendessero il bene per il male ai ladri? Se i generali offrissero in dono ai saccheggiatori d'una provincia romana un'altra provincia? La legge cristiana non proibisce a uno Stato di difendersi se la sua difesa è legittima, se è per proteggere i beni comuni. In quanto al perdono delle offese, se esso scandalizza gli uomini della nostra corrotta società è perché hanno dimenticato l'esempio degli antichi romani. Quelli preferivano il perdono alla vendetta. Cicerone diceva di Cesare, certo per lodarlo, non dimentica niente, salvo le offese che gli sono state fatte. Io ti dico che se tutti gli uomini pubblici praticassero la misericordia, darebbero allo Stato più forza di quanta gliene dettero nella storia tutti gli eroi del popolo romano. Sallustio ci dice: lo Stato è una comunità di cittadini uniti tra loro dal legame della concordia. Comunque, non si può negare che proprio mentre regnano degli imperatori cristiani, come Costanzo, Teodosio, Onorio, l'impero si decompone. Molto prima che il nome di Cristo brillasse sulla terra, Sallustio scriveva: «Oh Roma, città venale e pronta a vendersi». Quanti affermano che la dottrina cristiana è nemica dello Stato, ci diano mariti, spose, servitori, figli, genitori, re, giudici, contribuenti ed esattori secondo questa dottrina cristiana. E che osino poi chiamarla nemica dello Stato? Non esitino piuttosto a confessare che sarebbe il bene dello Stato se lo osservassero. La legge dell'amore non ti rende debole, ma forte, senza cattiveria e violenza. E renderebbe forte anche lo Stato e l'impero. No, Marcellino, non esistono due morali, una privata, quella cristiana, e una pubblica, quella della tradizione dello Stato romano. La morale è una, come Dio è uno, come la coscienza è una. E nella confusione dei costumi in cui viviamo, in una tale corruzione dell'antica educazione,
Era oltremodo necessario che accorresse in aiuto di noi uomini l'autorità celeste, che Cristo ci inducesse ad abbracciare la povertà volontaria, la continenza, la benevolenza, la giustizia, la concordia, la pietà e le altre virtù che sono come la luce e il sostegno della vita, non solo per trascorrere la vita terrena con tutta l'onestà, ma per arrivare alla salvezza eterna nella città celeste di cui saremmo cittadini grazie alla fede, nella luce di Dio che illumina e guida la nostra anima. La mia anima ti è grata. Dobbiamo sentirci esuli su questa terra, esuli della città celeste. Con i donatisti sarò paziente. Scriverò su quanto ti ho detto. In modo che coloro che mi leggeranno si sentano anch'essi in esilio. Il nostro mondo crolla. 4 anni fa, quando venni l'ultima volta di Pona, questo tempio era ancora in piedi. Oggi non è che una ruina. Tu conosci molto bene il tribuno Marcellino. Sei un suo amico. E allora? Mi è giunta notizia da Cartagine che è stato appena arrestato. È impossibile. La corte di Ravenna ha nominato un nuovo commissario imperiale, il conte Barino. Appena arrivato ha fatto arrestare Marcellino. Con che pretesto? L'accusa è quella di aver partecipato alla ribellione del conte Eracliano e di aver cospirato con lui contro l'impero. È una menzogna. Barino deve avere delle prove. Non può averne, perché Marcellino è innocente. Sono venuto a dirti che conosco Marino. Se vuoi posso andare a Cartagine per domandargli la grazia per il prigioniero. Questa volta ti ringrazio, Siriaco. Andrò io a Cartagine e tutta la Chiesa d'Africa difenderà l'innocenza di Marcellino. Marino sarà costretto ad ascoltarmi. Ci vado. Tu conosci tutte le strade della Numidia. Non sei più giovane, ma continui a viaggiare. Tu mi hai sempre seguito, Severo. Come potremmo rifiutarci di andare dove siamo chiamati? Noi non possediamo nulla che non abbiamo ricevuto. E ciò che abbiamo ricevuto, dobbiamo donare. Credi che il conte Marino ti ascolterà? Non lo so, ma Dio sa già. Che cosa farà Marino? Per Dio tutto ciò che sarà è stato già compiuto. Marino però può ancora scegliere tra la verità e l'amore, oppure la calunnia, il buio del male. La storia di ciascuno di noi e quella del mondo è come questa strada. Possiamo camminarci liberamente, ma è la strada che ci conduce alla meta. Chi uscisse dalla strada perirebbe nel deserto. Chi volesse fermarsi e tornare indietro sarebbe sorpreso dalla notte. Adamo si è fermato, è uscito dalla strada ed è stato preso dalla notte. E dopo Adamo
I secoli sarebbero rotolati come vasi vuoti se Cristo non fosse venuto a portarci la luce che illumina ogni uomo, mostrandoci la strada della salvezza, che è colma dei suoi doni. Vai, è qui. Agostino. Agostino. Il tribunale mi ha condannato a morte. I donatisti mi hanno accusato di aver cospirato contro l'impero. È una menzogna. Lo testimonierò. Vieni, voglio vederti alla luce, vieni. Agostino. Agostino. Una volta hai detto che dobbiamo scoprire da soli dov'è la nostra schiavitù e dove la nostra liberazione. La mia schiavitù è nel potere terreno, la mia liberazione è nella morte che Dio ha scelto per me. Non ti opporre alla decisione di Marino. Sono vescovo e devo difendere i figli della mia chiesa. Domanderò la tua grazia. E se non lo otterrai? Lo otterrò. Ma tu intanto dimmi, Marcellino, che cosa risponderesti al giudice eterno che ti chiedesse conto della tua vita? In questi giorni ho pensato spesso a questo. Non c'è nulla nella tua vita, un peccato per il quale tu debba offrirti a Dio con la penitenza prima di trovarti dinanzi alla sua giustizia. Ti ringrazio per ciò che mi chiedi, ma io ho cercato sempre giustizia. Ho odiato l'iniquità. Che Dio ti benedica. È male, Agostino, se io spero che Marino mi neghi la grazia. Prega che la volontà di Dio sia fatta. Il conte d'Africa Eracleano non avrebbe fomentato la ribellione contro Roma senza avere qui a Cartagine delle connivenze. La rivolta è stata domata, è vero, ma è mio dovere punire i complici. Ed ho buone ragioni per ritenere che Marcellino facesse parte del complotto. È impossibile. Marcellino è troppo saggio. La mia parola non ha alcun peso. Tu mi conosci. Voglio la grazia per quell'uomo che, te lo ripeto, non è colpevole. Sono i suoi nemici che lo accusano. Insomma, devi credermi. Io, Agostino, vescovo di Ippona, ti prego solennemente di ridargli la libertà. Tu sai cosa devi alla Chiesa. Sai che abbiamo salvato tuo fratello dalla morte. Tu sai che quando eri in angustia noi non ti abbiamo abbandonato. Qual è la tua risposta? Non posso che darti soddisfazione. Rientro ad Ippona. Posso considerare questa grazia come un viatico? Il dono di un amico ad un amico prima che una lunga strada li separi? Lo puoi. La tua promessa ha il valore di un giuramento. Ti saluto. Marcellino ha forti legami con la Chiesa africana. È un prigioniero troppo ingombrante. Non possiamo attendere che qualcuno ci imponga di liberarlo, magari ottenendo la grazia dalla corte di Ravenna. Ooh.
denti. Schiacciato per le nostre iniquità, per le sue piaghe siamo stati guariti. Egli si è umiliato come un agnello condotto al macello, non ha aperto bocca. Come pecora muta di fronte ai suoi dosatori, non ha aperto bocca. Fu tolto dalla terra dei vivi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Che io cerchi, Signore, il tuo viso. Dammi la forza di cercarti. Tu, che ogni giorno di più mi hai dato la speranza di trovarti. Conoscete il mio dolore per questa nostra società ricolma di ingiustizie, in cui la corruzione, il disordine, la violenza, l'amore per il potere e per il denaro hanno ricoperto di vergogna la dignità degli uomini che hanno perso la conoscenza di ciò che sono fino dall'inizio dei secoli, figli di Dio e eredi del paradiso. Ma le sofferenze di questa vita, dice San Paolo, non sono paragonabili con la gloria che un giorno dovrà scoppiare in noi. Se è così, non lasciamoci invadere da pensieri carnali. Non è questo il momento. Il mondo è scosso, il vecchio uomo sconvolto. La nostra carne è umiliata affinché la speranza viva e risplenda. Quando i pagani ci hanno detto: Roma è caduta per colpa della vostra fede, noi abbiamo risposto che la dottrina di Cristo non ci è stata data per custodire i beni della terra, ma per riformare la nostra vita e condurci verso i beni invisibili. I regni, le potenze e tutto ciò che li riguarda sono in realtà come dei torrenti dopo la pioggia. Nascono, si gonfiano e si perdono in mare. Non sono in realtà che un leggero mormorio tra due silenzi. E mentre il mondo è scosso e crolla, Cristo ci dice: perché turbarsi? Avevo predetto tutto questo. Vi meravigliate che il mondo perisca? È come se vi meravigliaste che l'uomo invecchia. Il mondo è come l'uomo: nasce, cresce, invecchia. Che la vostra fede dunque si risvegli, perché Cristo è venuto nel mondo per ricrearvi mentre tutto si sta sfacendo. E non rifiutatevi di ringiovanire in Cristo. La natura, viziata dal peccato, partorisce i cittadini della città terrena. La grazia, che libera la natura dal peccato, partorisce i cittadini della città di Dio. I primi, discendenti di Caino, invecchiano come i beni della terra ai quali si sono legati. I secondi, discendenti di Abele, sono rigenerati di età in età perché vivono la speranza della patria celeste. Ed è così che due amori generano due città. L'amore di Dio genera Gerusalemme. L'amore per questo mondo genera Babilonia. Che ognuno di voi si domandi cosa ama,
scoprirà di quale città è cittadino. Se scopre di essere cittadino di Babilonia, strappi dal suo cuore la cupidigia. Se avrà la fortuna di essere cittadino di Gerusalemme, accetti la sua schiavitù e attenda la sua prossima liberazione. E non si meravigli di vedere che sulla terra i giusti e gli empi sono insieme. Lo sono nello stesso modo in cui cresce sull'olivo sia ciò che si getta, sia ciò che si tiene, sia ciò che si ama, sia ciò che ci disgusta. Perché la storia del mondo comprende sia la storia del peccato, che è quella dei condottieri dell'impero, sia la storia della salvezza, che è quella dei patriarchi e dei profeti. I cattivi lasceranno ben presto le loro ricchezze come un sogno. Ma coloro che servono Dio possiederanno la terra, la vera terra, la Gerusalemme eterna. L'iniquità è vana. L'iniquità non è nulla, solo la giustizia è potente. La verità può essere temporaneamente nascosta, ma non potrà essere vinta mai. L'iniquità potrà affiorare sovente, ma trionfare mai. Le città terrestri moriranno, ma la città di Dio è e sarà eternamente nella sua gloria.